Massimo, Sì. siamo in onda. Grazie al cielo. Buonasera a tutti e grazie per aver accettato questo invito sperimentale per cercare di alleggerire queste giornate che purtroppo sono abbastanza pesanti in casa. Non avrei mai detto, ma mi fa piacere rivedervi tutti quanti. Sentivo quasi la vostra mancanza. Un attimo che tolgo. Un Vai, attimo vai. solo che ho dei problemi tecnici. Non Vai, ho comunque sei in onda, vai. troppe finestre aperte. Innanzitutto, buonasera a tutti. Voglio ringraziare i giornalisti che sono con noi. Innanzitutto, Massimo Profeta, Luigi Di Marzio, Orlando D'Angelo, Andrea Costantini e la disponibilità dei ragazzi biancazzurri e Fiorillo, Lady Anne Memuscia che ha imparato a mettere gli sfondi, Mirko Truti e Filippo Melegoni, cioè Filippo, sì, città. E niente, vi saluto tutti quanti. Questa vuole essere una sorta di pomeriggio sperimentale per cercare di rivedere un po' di normalità. So che è difficile parlare di normalità in questo periodo, però i tifosi, insomma, almeno hanno qualcosa di pomeriggio, qualcosa di cui parlare. E per questo vi ringrazio che date il vostro contributo. Iniziamo con un giro con i nostri amici giornalisti, se vogliono dare le loro impressioni, che cosa si può fare, che si fa a casa in questo periodo, come si gestisce a livello giornalistico la situazione. Massimo. Ma guarda, per quanto mi riguarda, insomma, lavorando in televisione, noi abbiamo sospeso la produzione dello sport. Intanto saluto tutti, vedo Luigi Di Marzio che è inquadrato, saluto anche Andrea Costantini, Ciao. tutti i Ciao giocatori Massimo. che sono intervenuti. Naturalmente ringrazio per la Buonasera a tutti. sfrecciante. Ma è chiaro che noi abbiamo sospeso la produzione dello sport, come è normale che sia in questo momento, come era normale che fosse. E quindi è chiaro che è molto difficile. Io, per esempio, ho riscoperto molti piaceri che avevo, diciamo, dimenticato, cioè stando a casa, no? Un po' di più, riflettendo ancora di più e meglio su quello che ci sta proponendo la vita, la realtà in questi momenti, che sono momenti difficili, non per noi, soprattutto per coloro che purtroppo hanno perso anche gli affetti, e mi riferisco non solo alla nostra regione, ma soprattutto alle regioni del nord. Quindi, diciamo, leggere, soprattutto capire, informarsi, tutte cose che prima magari mancavano. E quindi è un momento di attesa. Ci facciamo tante domande. Ieri abbiamo visto il Pontefice in quella piazza San Pietro, che insomma è stata un'immagine, direi, suggestiva, fortissima e significativa, no? Ci sono questi tre aspetti da considerare. Una piazza San Pietro che abbiamo visto sempre gremita, e invece ieri l'abbiamo vista desolatamente vuota, ma ci ha fatto capire tante cose, no? Col Santo Padre che ha accusato, insomma, che ha accusato, che ha voluto esprimere il suo pensiero, e lo abbiamo ascoltato tutti. È stato un momento, direi, solenne, fortissimo, che ci dovrebbe far capire tante cose. Adesso siamo tutti nella stessa barca, in attesa che qualcosa possa cambiare, ma dipenderà soprattutto da noi, dai nostri comportamenti. Questo è il mio primo pensiero. Diciamo così. Luigi Di Marzio, Sì, ciao a tutti. Noi come quotidiano, come giornale, giornale. continuiamo a lavorare. Io sono, per esempio, in smart working da più di 2 settimane. Ho con mail, PC aziendale, con tutto il sistema editoriale per fare il giornale. Ovviamente sto lavorando sia allo sport, seguendo, insomma, come faccio da diversi anni, il Pescara. Qualcuno di voi ha avuto anche occasione di parlare con me, tipo Filippo Melegoni, qualche tempo fa ci siamo sentiti per un'intervista, ma sto lavorando anche all'emergenza coronavirus con i colleghi del primo piano, insomma, per affrontare anche un po' delle tematiche abbastanza più pesanti. Stare in casa sicuramente, io nell'arco della giornata sto davanti al PC 8-9 ore al giorno, tranne un giorno a settimana che sono di riposo, quindi riscoprire i vecchi hobby, sì, qualcosina alle mie spalle vedrete una chitarra che ho acquistato poco tempo fa per tornare un po', insomma, a riassaporare, insomma, un hobby che avevo quando ero ragazzino. Però, insomma, stare dentro casa è davvero dura. Infatti, con questo appuntamento, che, insomma, secondo me è anche prezioso per allentare un po' la tensione delle persone che sono a casa, dei tantissimi tifosi del Pescara e degli amanti del calcio, anche se in questo periodo lo sport, il calcio,
viene forse in secondo piano agli occhi dell'opinione pubblica, però non dimentichiamoci che il mondo del calcio soprattutto è la terza industria italiana, quindi bisognerà anche dare un grande occhio di riguardo all'azienda calcio, ma non senza guardare i miliardi e milioni di euro di diritti TV delle stelle della Serie A, della Premier e della Liga, ma di tutto quel sottobosco, parlo dei dilettanti ma anche non solo, delle persone che potrebbero pagare caramente questa situazione. Io la chiamo un po' una glaciazione. Dopo questa glaciazione ci sarà il post, ci sarà da ricostruire. Quando scenderemo tutti da questa sottospecie di Arca di Noè, dovremo comunque rimboccarci le maniche e riprovare a ripartire anche nel mondo del calcio. Orlando. Massimo, buonasera, buonasera a tutti i colleghi e ai ragazzi della Pescara a Calcio. Vi saluto e vi ringrazio per questi appuntamenti, per questi incontri virtuali, perché fanno bene, ci fanno bene in questo momento in cui siamo isolati in casa. Penso che sia una bella occasione per rivedersi, ma anche per confrontarsi, per tirare fuori pensieri e sensazioni che sono diverse da quelle della normalità. In questo periodo è talmente tanto anomala la situazione che anche noi giornalisti sembriamo più buoni, no? Dico a Ledian, a Vincenzo, insomma. Comunque il confronto e le chiacchierate che ogni tanto ci facciamo in questo momento possono essere molto utili a chi sta a casa, a chi legge il giornale comprandolo in edicola, e ringrazio le edicole che sono aperte rischiando anche qualcosa, voglio dire, a contatto con il pubblico, e anche chi lo legge virtualmente con abbonamenti online. Io ovviamente seguo tutto da casa per lo sport, ma lo sport per modo di dire, perché sto cercando di raccontare il più possibile le storie degli sportivi legate a questa situazione, sia come gli sportivi, voi ragazzi del Pescara, ma anche altri sportivi abruzzesi stanno vivendo, sia tra virgolette i rischi che stanno correndo, perché ad esempio ieri ho ascoltato Ivo Iaconi, un ex allenatore del Pescara che è abruzzese, che è in Thailandia perché ha una figlia in Thailandia e non riesce a rientrare in Abruzzo perché hanno chiuso gli aeroporti. Insomma, ci sono tante storie in questi giorni. In più, come Luigi, sto appoggiando la redazione della Cronaca per seguire l'emergenza coronavirus, in particolare dall'interno della provincia di Pescara, da cui provengo. Io sono di Loreto Aprutino, e la zona della mia cittadina è praticamente infestata da questo virus, sta piangendo morti, a comuni blindati in zona rossa, persone ricoverate negli ospedali, persone infette in isolamento a casa. Non l'avremmo mai potuto immaginare, perché l'abbiamo sempre pensata come un'isola felice, una terra in cui spesso siete stati anche voi, magari per mangiare gli arrosticini a Villa Celiera o da quelle parti, per gustare panorami, centri storici e prelibatezze, che adesso vive un incubo, davvero un incubo. E quindi vivo con molto trasporto questa situazione, cioè paradossalmente il lavoro di oggi, di questo periodo, è molto più faticoso di quello che avevamo nei giorni normali, pur stando chiusi in casa. Per fortuna qualche ora di svago con il piccolino che sta per compiere 8 mesi e che è un terremoto, e quindi appena stacco col computer poi ho subito da lavorare e devo correre a aiutare mia moglie, in soccorso a mia moglie per tenere il bambino. Quindi le giornate stanno scorrendo molto velocemente, devo dire la verità. Andrea. Sì, intanto buon pomeriggio e grazie per questa opportunità. Buon pomeriggio ai calciatori, buon pomeriggio ai colleghi. Beh sì, noi anche abbiamo sospeso la produzione televisiva per quanto riguarda lo sport, e un po' tutti noi che curiamo la parte dedicata allo sport stiamo aiutando la cronaca. Diciamo che io sono un po' più fortunato rispetto a qualche altro collega, perché comunque esco e vado in redazione. Questo è il mio tragitto: casa, redazione, redazione, casa. Quindi insomma stiamo producendo diversi sforzi per seguire questa vicenda, ahi noi, molto dolorosa, però insomma lo facciamo ovviamente con spirito di servizio e anche con grande trasporto. Devo dire che poi nel tempo che c'è a disposizione, che comunque è tanto, si riscoprono delle letture, ci si dedica, almeno per quanto mi riguarda, a vedere alcune serie televisive che
volevo vedere, ma magari non c'era il tempo, adesso questo tempo c'è maggiormente a disposizione. Devo dire che è una fase estremamente delicata e ritengo che sarà una fase ancora più delicata tra poco, perché c'è questa soglia psicologica del 3 di aprile, che è una soglia psicologica sia per i decreti sia anche per il mondo dello sport. È chiaro che si andrà oltre, è chiaro che ci sarà una proroga, però fino a che questo non viene detto, ecco, resta sempre un filo di speranza dentro ognuno di noi. La realtà però ci spinge a dire che queste proroghe ci saranno, e quindi probabilmente dal punto di vista psicologico un po' tutti accuseranno questo procrastinare dei tempi, che però è inevitabile. Sono momenti di riflessione. Condivido quello che ha detto in precedenza Massimo Profeta. Anche io ieri ho seguito con grande attenzione la diretta del Pontefice, parole significative. Ho trovato anche qualche sua espressione un po' sofferente, affaticata, probabilmente anche il peso non solo fisico ma anche emotivo di tutto quello che il mondo sta vivendo, però insomma è stato un momento altamente solenne. Poi ieri ci sono state anche le parole del Presidente della Repubblica, che ha lanciato il suo messaggio anche con quelle gaffe che sono uscite fuori. Però che dire, è un momento particolarmente difficile, cerchiamo di affrontarlo con relativa serenità. Ecco, una confessione la faccio: io da diverse settimane purtroppo non guardo lo sport. Si potrebbe farlo ad esempio sulle emittenti tematiche, però io in questo momento davvero non ce la faccio a seguire lo sport. Attendo che riesca il sole per poter tornare a farlo. A voi. Sì, effettivamente. Anch'io, sport, Andrea, anch'io. Ce ne rendiamo conto anche noi, perché la gente pensa d'altro e vuole stare poco su internet, effettivamente, vuole conoscere, vuole e ha altri pensieri, questo è indubbio. Questo pomeriggio stiamo cercando di fare appunto questo, cerchiamo di pensare e di aprire una nuova finestra, quindi parlare anche in maniera un po' più positiva, cercando di sì, attendere il calcio, ma attenderlo in una maniera positiva e alleggerire queste giornate. Certo. A proposito di giornate, adesso tocca ai giocatori, vorremmo sentire che cosa si fa in casa in questi giorni. Sappiamo che vi allenate e sappiamo che avete da fare con chi con le famiglie, chi deve fare altro, insomma, come si passa le giornate, Ledian? Mutato. Ledian, mi sa che hai staccato il microfono. Eccomi, no, l'avevo staccato per il fatto, se no si crea troppo rumore quando si parla. Vai. Dicevo, no, parentesi, vorrei capire chi ha dato il permesso a te di andare. Vai, il punto di no, problemi. Ho avuto l'autocertificazione, sono arrivato fino a Brooklyn. Ho dovuto rifarla 5-6 volte per arrivare fin qua, però ci sono arrivato. Okay. Allora, no, scherzi a parte, purtroppo sono giornate tristi e sono anche un po', diciamo, tra virgolette, un po' pesanti, però la situazione è questa e bisogna continuare a rispettare le regole, visto che se ne esce solo così. E aspetta che mi ha andato via tutto, amico. No, vedo solo te, Max. Sono io che sto giocando. Ah, ora sì. Ok. Vai. No, stavo dicendo, gli amici quindi da casa che si diretta sulle varie piattaforme. Ho capito. E stavo dicendo, purtroppo è l'unica maniera per uscirne fuori. Fiore? Ma io onestamente le giornate, come diceva Orlando, mi scorrono abbastanza veloci con i bambini, ti dico la verità, anzi. Sono fortunato perché sono parecchio impegnato e non voglio far passare un messaggio sbagliato, però onestamente in questo periodo qua, rispettando quelle che sono le regole del decreto, Mi sto godendo tanto la famiglia, perché comunque noi abbiamo la fortuna di essere in una posizione privilegiata, penso. Quindi
magari questo periodo qua lo sta vivendo un po' meno bene chi sta avendo problemi nel proprio lavoro e non può produrre, non può andare avanti. La nostra, per assurdo, è un'attesa, non dico piacevole, ma nemmeno così straziante come vuol passare spesso. Mirko? Max, mi sembri teoteotica. Vai, vai, vai. Dice Caccamo. Caccamo. Non va bene? No, no, bellissimo. No, niente. Anch'io sono in casa con mio figlio, la mia compagna, il cane. E passo le giornate con lui, gioco, corro, gioco a nascondino, a palla. Porto fuori il cane un paio di volte al giorno e niente, ma le giornate sono queste. Salutiamo. Oh Max. Non vedo me. Max, ti si sente male. È uscito o avete poca banda? Non lo so. Ma chi? No, ecco. No, ci siamo tutti. Bene, l'unico che c'è poca banda mi sa che sei tu, Max. No, Max, io bene. Dai, allora, praticamente ho fatto le 2 settimane a casa da solo, da quando abbiamo smesso. E poi ora mi sono trasferito da Luca Clemenza, che anche lui era da solo, almeno le giornate passano un po' più in fretta perché io ero a casa da solo, così senza famiglia, senza niente, era già un po' pesante, quindi adesso sai, in due magari ogni tanto parli, guardi le serie, un po' la play, comunque prendi un po' di sole, Pippo. Sì, no, c'è la luce bianca. Si può aprire la finestra anche col decreto. E niente, questa situazione, questo è quello che bisogna fare secondo me, meno si esce, prima si risolverà questa cosa e nulla. Sì, gli esercizi del presone. Vai, chiedo ai giornalisti se vogliono fare qualche domanda ai ragazzi. Sì, io Massimo, soprattutto a Filippo Melegoni, Ledian italianissimo anche se di origine albanese, Vincenzo genovese, Rudi romagnolo, Filippo è di Bergamo, è di Alzano se non sbaglio, proprio alle porte, l'epicentro, no, del coronavirus. Ecco, ti chiedo, la tua famiglia cosa ti starà raccontando, e tu come stai vivendo, no, questa situazione da bergamasco? Tanti bergamaschi ora sui social, non solo, usano sempre questo hashtag mola mia, no? Ti chiedo, insomma, tu come stai vivendo questa situazione, questa, insomma, questa grande ferita che purtroppo gronda tantissimo sangue in questo momento nella città di Bergamo. Diciamo che all'inizio non dico che l'avevo presa un po' sotto gamba anch'io, però non la reputavo così pesante. Purtroppo col passare dei giorni, come si vedono dai telegiornali e tutto, a Bergamo sta diventando sempre peggio. Anch'io, sentendo i miei genitori, dicono che c'è un po' un clima surreale. Si parla di ambulanze ogni 10 minuti, ospedali pieni. Addirittura il rischio è che se qualcuno si fa male o gli succede qualcosa di andare in ospedale, non può, perché l'ospedale è veramente pieno, non si sa più cosa fare. Ora stanno costruendo un altro ospedale lì a Bergamo per ampliare i posti e con più respiratori e tutto. Però diciamo che la situazione a Bergamo è veramente un po' pesante. Ogni giorno sto guardando le news così per tenermi informato, sento tutta la mia famiglia. Per ora la mia famiglia è tutto bene, però bisogna stare molto attenti veramente. Massimo, profeta. Dunque, intanto sì, io volevo rivolgere intanto un pensiero al papà di Luca Leone, che purtroppo è scomparso. Era un caro amico, tra l'altro lo conoscevo abbastanza bene, insomma, una gran brava persona. Non si dice per piaggeria questo nel momento in cui viene a mancare una persona, ma perché ci credo in quello che dico. Persona ad altri tempi, tra l'altro ex dirigente calcistico, e quindi rinnovo ancora le più sentite condoglianze alla famiglia, a Luca, al povero Luca, che purtroppo non potrà dare l'estremo saluto, non ha potuto dare l'estremo saluto al papà.
A parte questo, volevo chiedere per esempio a Fiorillo, che è il capitano della squadra, ma lo stesso discorso potrei fare con gli altri giocatori che sono in collegamento in diretta, che cosa ha cambiato? Cioè, loro ci hanno raccontato un po' come si articola la giornata in questo momento. Però Vincenzo, ecco, rispetto a quello che sta succedendo, a questo incubo che stiamo vivendo tutti quanti, che diciamo ha cambiato di fatto sostanzialmente le nostre vite, no? Perché non è più come prima. Ecco, qual è la tua riflessione da uomo già maturo, da personaggio importante del calcio, soprattutto pescarese? Ma io credo che sicuramente ne usciremo un po' a pezzetti economicamente, ma può essere anche una svolta a livello umano quello che sta succedendo in questo periodo, perché per forza di cose questo periodo ci ha messo un po' tutti alla prova. Quindi io mi auguro che una volta sistemate quella che è l'economia mondiale o del paese, si possa comunque avere un miglioramento delle persone, ecco, di una società che ultimamente magari andava un po' troppo di fretta, e questo stop forzato adesso ci ha messo tutti un po' a riflettere su quello che è la vita in generale, per non parlare solo del calcio. Calcisticamente anche noi non sappiamo veramente... No, ti volevo chiedere, Vincenzo, hai reso l'idea, però secondo te... Non sento. Ecco, è giusto secondo te, non so se è un problema, di terminare... No, ho sentito l'ultima parte. Pronto? Ripeti. Ecco, volevo chiedere a Vincenzo, che ha reso l'idea, insomma, è stato sempre, come sempre, chiaro. È giusto in questo momento porsi il problema di terminare il campionato in una situazione d'emergenza, direi, mondiale? Se ne è parlato tanto. Il mio pensiero personale è quello che ad oggi è difficile veramente ipotizzare di portare questo campionato a termine. Poi che si possa fare di tutto per trovare il tempo per finirlo, i giocatori sono quelli più a disposizione di questa cosa, nel senso che noi dipendiamo da quello che sceglieranno altre persone. Ad oggi è difficile, come avete detto voi prima, adesso in questo periodo qua o tra non molto tempo a nessuno credo interesserebbe andare a seguire lo sport, onestamente. C'è chi pensa possa essere una valvola di sfogo, ma ad oggi la vedo veramente una cosa forzata. Per me andrà risolto prima quello che è il problema principale, e poi oggi non bisogna nemmeno nascondere appunto quest'idea che si fa fatica a tirar fuori di quella che potrebbe essere lo stop anticipato del campionato. Sì, Massimo, posso intervenire per... Vai, chiedere ai ragazzi ovviamente di completare poi questo pensiero di Vincenzo, chiedendo, può rispondere anche lei, Diano, Mirko o Pippo, o se il capitano vuole tirare il fiato. Il presidente Gravina dice arriviamo a luglio e se necessario addirittura ad agosto, quindi ci sarebbe una stagione che finisce e una nuova che comincia senza soluzione di continuità, più o meno. Pensate veramente che sia una cosa fattibile, oppure oggi questa cosa si dice un po' anche per esorcizzare la paura che alla fine tra qualche settimana dovremo sentire l'annuncio ufficiale che i campionati non verranno portati a termine, che sembra la cosa probabilmente, purtroppo per chi ama il calcio, ma comunque la più probabile, perché l'emergenza è lunga, insomma non è una cosa che passa tra un paio di giorni o tra 20 giorni. Vai Mirko. Ma io penso che sia veramente difficile finire questo campionato, e non sono tanto ottimista in questo. Abbiamo visto solo ieri ci sono stati quasi 1000 morti, e la situazione è veramente brutta. Io faccio fatica proprio a parlare di una ripresa del campionato, mi viene difficile. Poi non so, come ci auspichiamo tutti, la situazione si evolve in maniera positiva e veloce, allora potremmo ritornare a parlare di un'eventuale ripresa, ma
ad oggi credo sia veramente difficile parlare di questo. Il fatto di poter giocare eventualmente fino ad agosto addirittura, cioè stravolgere completamente il calendario che abbiamo sempre conosciuto, che idea vi fa? Insomma, sareste disposti, tra l'altro significherebbe che questo periodo di isolamento per voi sarebbe il periodo delle ferie praticamente. Ma come diceva Vincenzo, noi siamo dipendenti, noi facciamo quello che ci dicono di fare, nel senso che se decidono di portare il campionato fino ad agosto, noi sicuramente giocheremo, no? Senza nessun tipo di problema. È chiaro che sarebbe una novità per tutti e bisogna vedere un po' come reagiamo poi tutti quanti a questa cosa. Median? Allora, il mio pensiero è questo. Ad oggi è difficile parlare di calcio, come hanno detto gli altri due ragazzi, però fra un mese e mezzo, non si sa, se la situazione si calma, è normale che si parla di calcio. Poi, come avete detto voi, il calcio è la terza industria d'Italia, quindi anche un bene per il paese. Sono introiti, sono troppi soldi. È normale che se dopo, fra un mese, quando la situazione si calma, se c'è da mandare avanti, diciamo tra virgolette, il paese, perché va avanti anche grazie al calcio, penso, giustamente dovremmo anche noi fare i nostri sforzi, diciamo. Secondo me la situazione è questa. Ora è un momento dove tutti noi, società, Stato, governo, bisogna venirsi tutti incontro. Tutti incontro. Per me è questa la mia idea. Credo che ci posso, o forse Andrea deve fare la domanda. Sì, no, Andrea, io volevo, sì, intanto oggi abbiamo fatto un'intervista proprio con Mirko Drudi, abbiamo parlato di questo. Ecco, vorrei che si esprimessero anche gli altri, in particolare Mellegoni, che appunto viene dal Bergamasco, che è un po' l'epicentro in questo momento del contagio. Poi il racconto dell'angoscia di essere lontani dal proprio dal posto dove appunto loro vengono, e quindi l'angoscia, la preoccupazione per i loro cari, il timore che possano essere contagiati. Per esempio Mirko oggi ci diceva: io ho mia madre che gestisce generi alimentari, e anche, ha anche una certa età, quindi ho un po' paura per lei. Ecco, da Fiorillo, da Melegoni e da Legna Memusciai, ecco, una riflessione su questo essere distanti dal loro luogo di origine. Poi io, riagganciandomi a questo discorso, io ho detto in precedenza, in questo momento io non guardo sport, non ce la faccio proprio. Però, e questo è un discorso che non riguarda soltanto il calcio, anche se l'emergenza sanitaria non sarà cessata, ma prima o poi bisognerà ripartire. Ripeto, questo non riguarda solo il mondo del calcio, riguarda il mondo dell'economia in generale. Il calcio è una importante industria, però non c'è soltanto il calcio, c'è tanto altro, e io non posso pensare che per così tante settimane ancora il paese possa restare bloccato. Quindi è chiaro che queste sono riflessioni ulteriormente profonde, ci sono persone che dovranno prendere delle decisioni, però immaginare che per due mesi il paese possa restare bloccato e di conseguenza, di riflesso, anche il mondo del calcio, la vedo dura. Certo, una buona parte di questa emergenza dovrà cessare, però questo può essere un ulteriore spunto di riflessione. Intanto sull'aspetto dell'angoscia di essere lontani dai loro posti di origine. Vai Mele. Beh, è chiaro che la situazione è diventata pesante, appunto perché, come dici tu, anche se capitasse qualcosa a un tuo parente, così, comunque tu non puoi stargli vicino. Anche i miei parenti che sono su, se per caso la mamma di mia mamma o i genitori di miei genitori stessero male, tu comunque non puoi andare in ospedale a aiutarli, non puoi far niente, devi stare lontano da tutti. E io sapere anche quella cosa qui, che comunque non posso stare con la mia famiglia, robe così, qui la situazione magari è un po' più tranquilla, diciamo, quindi vabbè. Però io già 2-3 settimane fa dicevo a tutti: per favore non andate a lavorare, venite qui. Addirittura io volevo far venire qui tutta la mia famiglia, farli stare qui. Però non facevano già più uscire nessuno, robe così.
perché veramente adesso Bergamo è diventata pesante. Loro mi dicono che possono uscire solo per fare la spesa, ma escono veramente raramente, una volta a settimana, oppure la frutta, così la fanno arrivare a casa, perché anche uscire, andare al supermercato è diventato un rischio. E per quanto riguarda invece il discorso di riprendere, anch'io sono d'accordo con l'Edian, penso che sia comunque l'Italia, comunque come tutto il mondo, ne abbia bisogno, anche per gente che magari sta in casa, vedere una partita così, far passare del tempo, può essere molto d'aiuto. È chiaro che comunque se pensiamo che tra un mese, per esempio, Bergamo riapre lo stadio con tutta la gente, secondo me non è plausibile. O si ricomincia con stadio a porte chiuse, così, però anche lì il discorso non è lo stesso. Però mi sembra inverosimile parlare di stadi già aperti a un mese da questa parte. Poi, come si sa, di giorno in giorno bisogna vedere. Perché comunque già può essere che ieri sono morte 1000 persone, oggi magari riusciamo a migliorare un po', diminuiamo e robe così, però non possiamo mai saperlo. Di giorno in giorno secondo me si vedrà. Luigi? Sì, io approfitto della presenza virtuale di Vincenzo Fiorillo, perché lui, se non sbaglio, è un delegato dell'Assocalciatori. Questo periodo si sta parlando anche molto, no, della decurtazione, del taglio degli ingaggi, c'è un durissimo braccio di ferro nella Liga tra il Barcellona e i giocatori del Barça. In Premier si sta discutendo anche al taglio degli ingaggi, alcuni club della Bundesliga, Bayern Monaco, Lipsia, Bayer Leverkusen e altri hanno già tagliato il 20% del loro ingaggio. In Italia si sta parlando di cassa integrazione per i giocatori di B e C, con un importo lordo pari totale a 50.000 euro, o meglio 49.990 euro, perché deve essere sotto alla soglia dei 50.000 euro. Io adesso chiedo a Fiorillo, secondo te, Vincenzo, lo scenario che si sta delineando, si sta aprendo, no, questa grandissima crisi del mondo del calcio, ricordiamoci che qualora non dovessero concludersi i campionati in Europa, l'azienda calcio in tutta Europa perderà 7 miliardi di euro, una cifra spaventosa, sono numeri a mano, dati analizzati da MediaPro, che è una delle più grandissime società che gestisce anche tutto il mondo dei diritti TV. Io ti chiedo, Vincenzo, secondo te è giusto in questo momento pensare anche a decurtare, a ridurre l'ingaggio dei giocatori in Serie A? Sono d'accordo a fare un accordo unilaterale, non bilaterale, calcolando anche gli ingaggi di alcuni giocatori. E ti chiedo se questa cassa integrazione per i giocatori di B e C, quindi in questo caso anche il Pescara, non so quali sono i giocatori che guadagnano 50.000 euro lordi, ma questa ipotesi è allargata anche ai non tesserati, quindi preparatori, fisioterapisti, medici, tutti coloro che hanno un contratto sportivo ma non sono tesserati. E ti chiedo se a livello globale è giusto che i giocatori si mettano una mano sulla coscienza e di decurtarsi l'ingaggio. Tra l'altro chiudo, notizia di poco tempo fa, la nazionale uruguaiana ha appena licenziato 400 dipendenti da Città Barez a scendere per questa gravissima crisi che c'è nel mondo dello sport a causa della pandemia coronavirus. Grazie, mi sono un po' dilungato, ma per far capire anche un po' il mio concetto. Ma allora, su quella che è la, diciamo, la collegamento che abbiamo con l'Associazione Italiana dei Calciatori, si parla anche di questo, si parla un po' di tutto, sia a livello medico ma anche di questo. E ad oggi, anche se non si è ancora parlato ufficialmente, non si è trovato nessun accordo, quello che ho percepito io è un'apertura totale da parte dei calciatori, ma credo che poi bisognerà vedere modi e maniere, ecco, perché comunque la Serie A è un mondo, la Serie B è un altro e la C è ancora un altro mondo come ingaggi. Ma credo sia una cosa che verrà quasi da sé, ma perché è proprio il sistema calcio che dopo dovrà ripartire. Sicuramente le società non se la passeranno bene nel programmare quello che è il futuro. E bisognerà trovare una soluzione che parta dai calciatori, ma non solo, da tutti quelli che sono i dipendenti che lavorano dietro il sistema calcio, perché poi non ci dimentichiamo che non sono solo i calciatori quelli che guadagnano tanto nel sistema calcio. Deve essere, secondo me, un discorso che poi va a toccare un po'
tutti quelli che vogliono il bene del calcio che possa ripartire in futuro, quindi non solo i calciatori, ma secondo me poi, come è sempre successo, si riuscirà magari a trovare un accordo su una base, diciamo, di una percentuale, ecco, facendo degli scaglioni su quelli che sono gli ingaggi dei giocatori, ed è normale che una società, in base al proprio stato di salute economica, chiederà per forza di cose ai tesserati una mano, che credo avverrà. Ho letto all'estero, c'è stato anche qualche caso di licenziamento di calciatori addirittura. Penso sia un accordo da trovare in maniera collettiva, ecco, non individuale. Io non penso che in Italia le società partiranno con delle trattative individuali. Questo magari lo trovo un po' scorretto. Deve essere un discorso che poi un accordo che vada concordato, ecco, tra tutte le parti. Ecco, che poi tra l'altro aggiungo una cosa, che c'è un'interessante analisi fatta da un giuslavorista che si chiama Fabrizio Spagnolo, c'è un'interessantissima intervista che stamattina è stata rilasciata al Corriere dello Sport, dove si parla anche dell'articolo 1464 del codice civile che potrebbe essere il grimaldello anche per interrompere i pagamenti. O meglio, in questo caso, proprio leggo testuale, l'articolo del codice civile è chiaro: quando la prestazione di una parte è diventata di una parte, in questo caso il calciatore e il mondo del calcio del campionato, è divenuta parzialmente impossibile, l'altra parte, il club, ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta. In soldoni, legge la mano, le società potrebbero comunque, se qualora non dovesse essere raggiunto l'accordo, agire in maniera unilaterale ed andare poi a tagliare l'ingaggio del calciatore. Quindi io penso che quello che tu hai detto poco fa, penso che debba prevalere il buon senso, proprio per non arrivare a un muro contro muro, poi secondo me anche un po' fastidioso. Sì, conoscevamo bene anche noi, appunto, sull'AIC si era parlato di questo, che non tra virgolette erogando prestazioni per un periodo non si sa di quanto, una società può decidere, può percorrere questa strada, ma io credo che alla fine i calciatori per primi vogliono il bene delle società calcistiche, perché è il sistema calcio che deve andare avanti, quindi non credo ci siano da fare guerre nel presente per poi trovarsi senza nulla in futuro, ecco. Grazie. Massimo, se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, insomma, anche degli altri calciatori che sono collegati. Ma se c'è qualcuno dei ragazzi che interviene, altrimenti io amplio la questione. Allora, no, la cosa che volevo dire a proposito di questo è che, tra l'altro, in Italia ci sono 1.300.000 tesserati a livello dilettantistico e quindi anche giovanile, no? A questo punto probabilmente va considerato che il piccolo, tra virgolette, sacrificio del calcio professionistico dovrà servire anche a creare una specie di fondo salva calcio, così l'ha chiamato Gravina, che faccia ripartire tutti, perché immagino il presidente di una realtà di puro settore giovanile che con qualche sacrificio e con 10 sponsor dà la possibilità a 100 ragazzini di giocare a calcio, e da lì poi escono fuori i nuovi Fiorillo, i nuovi Memusce, i nuovi Melegoni, i nuovi Druddi. Domani, quando tornerà a cercare lo sponsor dall'amico che ha, non so, la rivendita di qualche pezzo di ricambio, oppure l'amico che ha il ristorante, insomma, così si costruiscono le piccole società, troverà le porte chiuse e molti dovranno chiudere. Si parla di un possibile 30% di società che non ripartiranno a livello dilettantistico, ma questo è uno studio, la realtà parla in maniera pessimistica di un 70% di società che non potranno ripartire, una catastrofe enorme eventualmente per il futuro del calcio. Allora chiedo, magari anche a Pippo Melegoni, che è il più giovane della comitiva e che quindi sa quanto è importante il settore giovanile poi per arrivare dove si è oggi, quanto è importante avere una base, cominciare magari ai ricordi più freschi di noi dei tempi del settore giovanile, ecco, quanto è importante che il calcio oggi non dimentichi questo, di salvare la base, di permettere
alla base del calcio, quindi i settori giovanili, le società dilettantistiche, di avere la forza di ripartire, che sia giugno prossimo, che sia settembre prossimo, il sacrificio vostro, probabilmente delle leghe professionistiche, servirà a salvare l'intero sistema. Hai staccato l'audio, Mene? Devo dire, sono d'accordissimo, perché negli ultimi anni sta diventando sempre più importante. Diciamo che anch'io ho fatto tutta la trafila all'Atalanta, settore giovanile, così, e penso che il settore giovanile è la cosa che più mi abbia formato del ragazzo, dell'uomo, del calciatore che sono oggi, sia a livello tecnico, tattico, campo, ma anche fuori, perché comunque quando inizi a andare al settore giovanile, così, diciamo che ti educano anche in modo corretto. Ad esempio, noi dobbiamo portare le pagelle dalla scuola, quindi andare bene a scuola, tutte robe. Io penso che un'educazione del genere, dei settori giovanili, per costruire nuovi calciatori, nuovi futuri campioni, così, penso sia una delle cose più importanti. Ecco, posso dire una cosa intanto? No, una cosa importante, secondo me, però la condicio sine qua non è che riparta l'economia. Perché noi stiamo facendo tutti discorsi belli, per carità, no? Sono quello che dice Luigi, è sacrosanto, è interessante, è la terza industria del calcio. Tra l'altro nel 98, quando ho fatto l'esame da professionista, era l'ottava, settima, ottava industria, quindi quanti passi avanti ha fatto il calcio, grazie anche ai diritti televisivi e a tutto quello che c'è attorno al mondo calcio. Però se non riparte l'economia, sono tutti discorsi che rimangono così, sospesi per aria. E quindi io credo che anche in Italia si debba prendere una decisione forte, cioè non si può restare chiusi per altri 2-3 mesi a casa, questo è poco ma sicuro, e mi ricollego a quanto diceva Andrea Costantini, anche perché questo virus, secondo me, bisognerà conviverci con questo virus per i prossimi 1 o 2 anni, perché così non dicono scompare. Gli scienziati che... e il vaccino non c'è. Esatto, e tra l'altro gli scienziati fino adesso ci hanno capito poco, come ci hanno capito poco i politici, come ci abbiamo capito male poco anche noi, perché anche io pensavo a fine, all'inizio di febbraio, quando si cominciava a parlare di questo virus proveniente dalla Cina, poi abbiamo scoperto che invece proveniva dalla Germania, ma anche qui probabilmente ci sono tante chiavi di lettura che non, insomma, si poteva sicuramente soprassedere. Avremmo tranquillamente continuato a fare le nostre cose, invece così non è stato. Quindi si deve prendere una decisione, i vertici soprattutto dello Stato devono una volta per tutte decidere quando ripartire, perché prima o poi bisognerà ripartire, quindi poi a catena vengono tutti gli altri settori. Il calcio è vero, è importante, ma in una scala di priorità. In questo momento il calcio, secondo me, in questo momento non è affatto importante. Sono un po' impopolare, però. No, io sono pienamente d'accordo con te, ma all'inizio di questa chiacchierata, chiaramente adesso qui vi iniziate a parlare di sport, di calcio, io semplicemente snocciolato dei dati, quindi dei dati oggettivi. Io non sono né un virologo, né un medico, né uno scienziato, né tantomeno un politico, per fortuna. Quindi non mi addentro in analisi su questo lockdown che c'è in Italia. Certo è, probabilmente ieri ascoltavo una conferenza stampa di una persona molto importante all'interno della Protezione Civile, e sinceramente ho ascoltato un po' una liturgia funebre per l'Italia e non un avanti, ripartiamo, il coraggio Italia, quello insomma che è stato fatto poi dal presidente Conte nella prima comunicazione al paese. Ma lasciando perdere questo, nota a margine, che ripeto non voglio addentrarmi, chiaro è che bisognerà far ripartire l'economia, però in questo momento io penso che l'economia debba essere anche fatta ripartire con delle situazioni mirate. Adesso non parliamo di calciatori, di dipendenti, ma parliamo anche di tantissime partite IVA che ci sono in Italia, cioè persone che a fine mese dovranno comunque, facciamo esempio di un gestore di un bar piuttosto che un ristoratore, a fine mese dovrà comunque pagare l'affitto, dovrà pagare le utenze, dovrà pagare l'abbonamento della Pay TV, ma sono pienamente d'accordo, ma questo è un discorso che poi bisogna poi allargare ai vertici di chi governa questo paese. Io mi auguro e credo che qualcosa nei prossimi 2 mesi accada, però io sono un pessimista di natura, quindi la vedo abbastanza dura. Provo a intravedere questo spicchio di sole, questo raggio di sole, con la speranza che per fine maggio qualcosa riparta.
Io sono sicuro, se torniamo a parlare di calcio, che il campionato non ripartirà mai, cioè nessun tipo di sport ripartirà in Italia, quindi mettiamoci l'anima in pace, sarà un anno, un campionato congelato e si tornerà evidentemente a giocare il prossimo anno con tutti i problemi annessi e connessi. Però giustamente Massimo, tornando a bomba, io sono d'accordo con te, l'economia deve ripartire e io mi auguro che riparta, mi auguro che riparta, perché altrimenti sarà davvero il de profundis per l'Italia, per l'Europa, ma per tutto il mondo. Cioè, pensare che New York adesso sta diventando l'epicentro di questo virus, insomma, andare a soffocare, a far andare fuori giri il motore americano, statunitense, che è il motore dell'economia italiana, insomma, quello cinese, insomma, la vedo un po' dura. Assolutamente. No, ovviamente, visto che parla, che si parla in termini un po' pessimistici, diciamo che il mio discorso, ad esempio, sul aiutare la base del calcio, cioè tutti i discorsi che stiamo facendo, presuppongono che a monte persone che contano e decidono sopra le nostre teste, probabilmente trovino, cioè riescano a trovare la soluzione per far ripartire il paese nei prossimi mesi. Quindi poi, se il campionato non dovesse ripartire, come magari è anche probabile, perché in questo momento non è la priorità del paese, ripartirà a settembre, si risolveranno tutti i problemi per farlo ripartire a settembre, ma l'Italia dovrà ripartire un po' prima, cioè è lo Stato. Orlando, perdonami, io sono d'accordo con te, io non vorrei annoiare le persone che ci seguono. Però proviamo anche a chiedere ai calciatori che sono collegati in questa videoconferenza cosa pensano, cioè secco, sì o no, secondo voi il campionato calcio ripartirà sì o no? Se volete risponderci a turno. Secondo me no. Drudi, giusto Mirko, sei tu? Non ti vedo, ma ti sento, ho riconosciuto l'accento romagnolo. Vai Mirko, vai. No, secondo me no, è difficile che riparta, perché la situazione è veramente brutta e il mio pensiero è questo, che si debba ripartire il prossimo anno a settembre, programmare la stagione in una maniera magari diversa e cercare di mettere a posto tutte le cose in questo periodo e ripartire più forte di prima a settembre. Bene. Io anche sono d'accordo, purtroppo dati alla mano veramente risulta difficile credere che tra un mese possiamo tornare in campo, per quanto io me lo apri, per quanto io voglio giocare a calcio, però la situazione è veramente molto grave, sapere che poi ora sta partendo in America, poi partirà in un altro paese, così via, è veramente... Memo? Ma se riparte o no o cosa? Sì. Cioè, non sì, ho capito, secondo te riparte? Positività, se riparte. Se secondo te il campionato potrà ripartire, sì o no? Anche una visione, visto che sei anche capitano della cosa si parla, che si dice da quelle. Allora, prima parlavamo di economia, quindi di economia non me ne intendo, nel senso... Anche io sono dell'idea che qualcosa deve ripartire, perché sennò qua veramente facciamo ancora più danni di quelli che ci sono fino ad oggi. Poi noi possiamo parlare di calcio, però leggendo anche i giornali, il calcio veramente frutta tanti soldi e se non si gioca tante società ci rimettono dei soldi e tanta gente, come è successo nell'Uruguay, che licenziano 400 persone, anche quelli sono dipendenti, come può essere l'operaio semplice che lavora magari da un'altra parte. Quindi se per il bene del paese questo campionato deve finire, perché sennò tanti fanno il botto, è giusto anche nella maniera controllata farlo finire. Ma aspetta, non parlo ad oggi non esiste. Poi se fra un mese o due mesi la situazione è più tranquilla e per il bene di tutte ste società bisogna finire il campionato, secondo me va finito. Per quello dico, ma ad oggi non si può parlare, ad oggi è un no secco, ad oggi è difficile che possa riniziare un campionato, ma è difficile che possa ne riniziare un altro fra 5 mesi a luglio, andare in ritiro, ad oggi. Poi fra 2 mesi non lo so. Poi magari io leggo i giocatori si devono tagliare gli stipendi e su quello sono d'accordo, è giusto, perché... è il momento di venirsi tutti d'incontro, le società, i giocatori e il governo. Quando leggo da anche la FIGC, e qua sono un po'
però non ce la faccio a tenermi le cose dentro. Quando magari sento parlare dalla FIGC che il virus è uscito alle 17, facciamo un esempio, alle 18 già dicono bisogna tagliare gli stipendi ai calciatori, è giusto, va bene, nel senso, per il bene del paese, però magari che cominciassero a dare l'esempio, a dire io mi taglio io lo stipendio, visto che lavoro anch'io tramite il calcio, vado avanti grazie al calcio, mi taglio pure io lo stipendio insieme a tutti i calciatori. Perché a me mi sembra tu ti riferisci a chi, scusami Ledian, a chi ti riferisci quando tu parli, bisogna dare l'esempio. Ma io quando leggo l'intervista anche di Gravina, per farti un esempio. Quindi Gravina dovrebbe dare l'esempio, insomma. Ma dovrebbero darlo, visto che la FIGC va avanti, penso che vai avanti anche con i soldi del calcio, giusto? Sì, sì. Allora io penso che da tutti bisogna partire un esempio giusto per il bene di sto paese, se vogliamo mandare avanti. A me mi dà fastidio il fatto che uscita una notizia del virus, annulliamo i campionati, dopo mezz'ora tagliamo i stipendi ai calciatori. Ma anche tutti devono fare la propria parte. Ti voglio dire, ognuno deve fare la propria parte. Però ecco, Ledian, ti volevo solo dire una cosa, cioè non significa essere esperti di economia se si dice che per far ripartire l'economia deve ripartire anche il bar sotto casa dove vai tu per dire ma a prendere d'accordo. Il caffè. Cioè, voglio dire, è questo il discorso. Sì. Se tu non immetti liquidità, non può ripartire nulla. Cioè, il bar è un piccolo esempio, capisci? Non bisogna essere esperti di economia, quello intendo. No, ma sono però, d'accordo. Massimo, io infatti, scusatemi. Io ti ho dato un parere sull'economia, che poi non sono un esperto, quello lo so, però ti sto dicendo che qualcosa bisogna fare, perché sennò veramente rischiamo di andare avanti così senza che l'economia va avanti e fai altri danni oltre a quelli che ci stanno già, secondo me, è il mio parere. Certo. No, io volevo aggiungere, sì, il bar è giusto, però appunto per ripartire il bar dovrà essere possibile che le persone vadano al bar, non solo da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dei famosi assembramenti. Certo. Noi quando arriveremo a quel punto, e quindi vado anche al calcio, se tra un mese non si può ripartire, tra due mesi non si potrà ripartire e sarà il caso di non giocare a giugno e a luglio, cosa dovrà succedere affinché invece a fine agosto, a settembre si possa giocare? Cioè, non mi sembra che ci siano le condizioni per una chiara divergenza delle situazioni tra giugno e agosto / settembre. Quindi, se bisogna trovare una soluzione, la si può trovare a breve, tra un mese e mezzo, e poi traslarla anche successivamente, perché altrimenti io tra giugno, e quindi finire questo campionato, e settembre, cioè riprendere con la nuova stagione, io ho tutta questa grande differenza in base allo scenario che ci si può paventare davanti, non lo vedo. E allora dico, provo ad aggiungere quello volevo dire. Sarà, ecco, Ledian, sarà possibile immaginare per riprendere, perché comunque ci sono interessi, tutto quello che vogliamo, già da giugno, immaginare un calcio sempre a porte chiuse, con controlli assidui verso chi è coinvolto direttamente, non solo quei calciatori, ma anche dirigenti, massaggiatori, allenatori, staff tecnici, cioè tutte quelle persone che poi vanno in campo e costituiscono un assembramento. Ecco, sarà possibile immaginare questa cosa? Può essere una soluzione o è totalmente improponibile? Perché ripeto, io tra giugno e settembre il virus, se non scompare di suo, ci sarà sempre e saremo sempre scoperti di vaccino. Ma ad oggi è difficile anche aprire qualcosa, perché mancano le attrezzature, la gente anche per andare a fare non c'hanno neanche le mascherine. Se uno vuol comprarsi una mascherina non ci stanno le mascherine, e quindi penso anche il calcio, se tu fra tre mesi ci stanno le misure precauzionali per iniziare un campionato, si rinizia, giusto riniziarlo. Però ad oggi tu, se vuoi andare a fare la spesa, non c'hai la mascherina, vai senza mascherina perché non la trovi. Per quello, anche oggi, ad oggi. Poi magari anche possono riaprire le fabbriche con le giuste dovute misure, giustamente si possono aprire per mandare avanti l'economia. Ok, voleva essere una cosa simpatica e scherzosa, siamo andati
No, sono argomenti belli presentucci. Ma sono argomenti collegati, però, Max. Poi quando dico le giornate ci pesano in casa, perché sicuramente desteranno con interesse. Però siccome siamo già a 50 minuti, così facciamo un bel giro di salute totale da parte di uno a uno tutti quanti. Volevo dire solo una cosa, giusto, va bene. Dicono due parole di cose. Vai. Volevo dire una lei cosa. Voleva concludere. Volevo concludere una cosa. Quando dico le giornate sono pesanti in casa, non è per tanto per stare in casa, perché in casa ci si sta anche volentieri, visto magari per staccare. Però sono pesanti perché tu accendi un telegiornale e leggi quello che sta succedendo nel mondo, non vedi ad oggi, ti metti anche un po' paura. Per quello diventano pesanti queste giornate. Non diventano pesanti perché sto chiuso in casa e non posso fare allenamento. Quello è il pesante, perché leggi i telegiornali, apri qualcosa e senti solo cose brutte ad oggi. Posso fare una domanda? Posso fare una domanda per tagliare questa situazione anche un po' triste, no? Che si è creata anche durante questa nostra diretta. Io vedo che Filippo Melegoni mangiucchia, sta sgranocchiando, ma io ogni tanto vedo anche Luca dietro, sbaglio. Qui tutti mangiano, chiaramente qui verranno messe a dura prova anche le nostre bilance, perché tutti quanti insomma mangiano e bevono in questo periodo, stando chiusi dentro casa. Io volevo chiedere a Filippo e a Zulu cosa sta mangiando, ma poi voi sportivi dovete seguire, anche se non sbaglio, una dieta particolare, cioè neanche un po' dura, penso, dentro casa. Non cedere alle tentazioni dello snack piuttosto che di un bicchiere di vino o di un piatto di pasta alla carbonara. Sì, diciamo che secondo me un po' tutti qualche sfizio in più ce lo stiamo togliendo, qualche merendina in più, qualche bicchiere di vino in più magari. Però comunque alla fine ci alleniamo ogni giorno, almeno io e Luca ci alleniamo ogni giorno, quindi qualcosa riesce a tenere. Poi io fortunatamente non ho mai avuto problemi di bilancio, anzi. Sei sottopeso, diciamo. Ma magari prendesse qualche chilo, ti farebbe bene. Amico, metti bassa. Sto impegnando a mettere qualche chilo io, mio amore. Vai Fiore, cominciamo con i saluti, vai. Vi mando un grande saluto tutti quanti, vi abbraccio. Diciamo qualcosa di tifosi, dai. No, scherzi a parte, speriamo veramente che possiamo ognuno di noi tornare alla normalità e ai tifosi di poter tornare magari anche d'estate, quando sarebbe bello che il paese riparta e magari quest'estate vedere qualche partita appunto allo stadio, non a porte chiuse, potrebbe essere anche un modo per ritrovare un po' i piaceri, no? Che erano venuti a mancare ultimamente. Quindi ci auguriamo tutti che si possa tornare alla normalità, e l'augurio più grande va fatto appunto ai lavoratori veri che mi sento di dire magari sono altri in questo periodo rispetto a noi calciatori, che possano con le loro aziende ricevere un aiuto e che tutti possiamo appunto ripartire velocemente. Solo questo. Vai Mirko. Niente, io mi accodo a Vincenzo e faccio un saluto a tutti. E quello che posso dire è di magari cercare, tra virgolette, di fare un piccolo sacrificio oggi, di stare in casa per tornare poi tutti quanti tra poco allo stadio a esultare insieme e tornare alla vita normale. Vai Filippo. Io uguale, mando un forte abbraccio a tutti e un grazie magari a tutti gli operatori sanitari che ora stanno facendo 10.000 turni, stanno lavorando per noi per tornare tutta la normalità. Median. E spero vivamente la prossima volta di vederci dal vivo e non più in videoconferenza. Bravo. Anche se non vado d'accordo con giornalisti, però spero di vedervi dal vivo. A me l'intervista, ma ci riporterai un souvenir da New York? No, mo non esageriamo. No, c'è conto di Brooklyn. Speriamo di vederci dal vivo. Ragazzi, abbiamo fatto un'ora.
ancora un'ora di collegamento, quindi direi che l'esperimento, grazie, diciamo che è andato abbastanza bene. Anch'io vi saluto e vi ringrazio. Grazie uno a uno. Ciao, ciao, grazie, grazie, grazie a voi. Grazie a tutti. Un grande abbraccio a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Vince.